Qualche giorno fa mi si sono scassati gli occhiali, quelli sfighissimi. Mi piacciono usare questi occhiali da sole con i parasole laterali. Sai quelli tipo quelli che vanno a scalare il K2, no? Che stanno proprio, che non gli entra luce neanche dai lati. Ecco, quelli mi piacciono moltissimo sia come design, ma sia proprio per il fatto che non mi fanno entrare la luce anche dai lati, perché qui c'è, sull'isola di Holbox, c'è sempre un sole fortissimo e quindi impossibile uscire di casa senza degli occhiali da sole. Ma purtroppo si è sganciato uno di questi parasole laterali, si è aperto e sembra essere andato un po' in fuffa, perché essendosi aperto non riesco più a riunirlo, si sono come sganciati i punti di cucitura, che però cucitura non era, come una saldatura particolare con un anellino di non so che materiale che teneva due lembi di cuoio di pelle uniti insieme. Allora ho detto, ma come posso fare per aggiustare questa cosa? Mi è venuto in mente che ho un amico che si chiama Javier, che ha un chiosco, un piccolo banchetto nella zona appunto dei chioschi locali artigianali, dove vendono vestiti, collanine, berretti, magliette, oggetti tradizionali del posto ai turisti che passano da queste parti. E lui ha in particolare, cioè la sua specialità è quella di creare dei gioielli fatti con delle pietre, con delle conchiglie, con delle pietre preziose. Quindi è un artista che usa le mani e diversi attrezzi per fare anche piccolissime incisioni, saldature, mettere insieme collane con mille pezzettini diversi. Mi ho detto, Javier mi potrebbe dare una mano, e sono andato direttamente da lui con questi occhiali da sole scassati. Sono arrivato e gli ho detto, Javier, come stai? Che mi daresti una mano a vedere se possiamo rimettere a posto questo parasole laterale che è saltato, si è aperto? Lui l'ha guardato, ha preso in mano gli occhiali e si è messo a guardarli con attenzione, ha avvicinato la luce e poi dopo un po' mi ha fatto, ma qua si è rotto, manca un pezzo, mi fa. E come a dire, non possiamo farci niente, è andata male, è così. Ma mentre mi diceva questa cosa, lui continuava con le mani a toccare, a guardare, a esplorare, e provava come quasi a riunire i due lembi semplicemente premendoli l'uno con l'altro. Con la voce mi ribadiva, purtroppo, sì, qua manca un pezzo. Io non ero tanto sicuro che mancasse proprio un pezzo, sì, l'avevo pensato anche io, però vedevo che mentre lui continuava a toccare, manipolare e premere sui due lembi come per cercare di riunirli magicamente, quelli magicamente si riunivano. E piano piano sembrava che il pezzo che mancava non mancava più. E infatti lui spingi, a un certo punto ha fatto riemergere quell'anellino che noi pensavamo mancasse, che in realtà stava su un lato del lembo, ma non stava sull'altro, semplicemente perché non erano più uniti. Evidentemente non faceva abbastanza presa e si erano sganciati. E lui premendo, è tornato ad agganciarli insieme, anche se non sapevamo quanto sarebbe durato questo riaggancio. E con sua stessa sorpresa, perché guardava, vedeva e tutto tornava, si è reso conto che semplicemente insistendo nella sua ricerca e esplorazione, mentre quasi le sue mani e il suo corpo andavano indipendentemente dalla sua testa, aveva riparato l'oggetto che aveva dichiarato che non era riparabile lui stesso. Morale della favola. Numero 1. Non guardare all'apparenza delle cose.
nel senso esplora, vai oltre, sembra che non c'è una cosa? Verifica, vai un po' più in là, vai a fondo, controlla bene se è veramente così, non fidarti di nessuno, non fidarti delle apparenze, ma come vedi, non fidarti nemmeno degli esperti. Soprattutto dovresti stare attento a non fidarti degli esperti, perché vedi bene che se Javier si fosse fermato dopo le sue dichiarazioni e avesse detto guarda, non ci posso fare niente, tu te ne saresti andato. È solo perché le sue mani, la sua esperienza, la sua conoscenza intuitiva gli ha ricordato di continuare a spingere, esplorare, provare a vedere che lui, al contrario di quello che lui stesso credeva, ha trovato la soluzione in una strada semplicissima, ovvia, che avevamo davanti agli occhi. Quindi, più evidente di così, se non è lui un esperto, chi lo è? E in questo caso, se ci fossimo fidati dell'esperto, avremmo sbagliato. Ciao, io sono Robin Good e questo è il podcast Da Brand a Friend. Ti piace quello che racconto? Pensi che sono utili questi piccoli aneddoti basati su racconti reali che succedono nella mia vita di tutti i giorni? Sono utili? Fammelo sapere. Se usi Telegram, c'è un gruppo Telegram che si chiama Robin Good Podcast Feedback. Puoi venire, lasciarmi un messaggio, un commento e mi fa solo che piacere sentire la tua voce o leggere le tue parole, perché questo è un veicolo per me per entrare in relazione con te. Quindi, se sono solo io a comunicare, non raggiungo il mio obiettivo. Se ti interessa darmi una mano e aiutarmi a continuare a fare questo podcast, oppure se stai cercando qualcuno che ti possa dare una mano nel guardare in maniera oggettiva, analitica e costruttiva la tua strategia e quello che stai facendo online per renderti indipendente o per riuscire a far funzionare meglio il tuo business, prendi in considerazione la possibilità di diventare mio supporter o sostenitrice su patreon.com/robin-good.